Eccoci qui, come al solito si parte dalla base. Io ho utilizzato questa di pupa sbiancante antigiallo. Proseguo stendendo sull'anulare e sul pollice questo arancione di pupa, che è il numero 84. Mentre lo smalto si asciuga, sulle altre dita andrò a fare una sorta di French manicure, sempre utilizzando l'arancione. Vedrete poi che sarà comunque una French manicure particolare. Anche se non siete state precise con la French manicure, non importa, perché adesso la andremo comunque a perfezionare con un pennellino per renderla un po' più sorridente. Quindi prendiamo un po' di smalto, un pennellino dalla punta sottile e facciamo quindi un po' il sorriso. Stendo la seconda passata di smalto e attendo che asciughi. Prendo poi un po' di pittura acrilica nera, un pennellino dalla punta corta e sottile. Sull'anulare vado a disegnare la faccia di una zucca. Sul pollice disegno un pipistrello. Come vi dicevo, French manicure alternativa, quindi la farò diventare un po' più grottesca riprendendo un po' il sorrisetto della zucca. Per finire stendiamo il top coat su tutte le unghie. Eccoci quindi con la mia terza e ultima proposta di nail art per questo Halloween 2015.
Io spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!